Signori, è arrivato Babbo Natale. Babbo Natale con i pacchi che contano. Allora, direttamente dalla Prisma. Mamma mia, signori, ma questo è un pacco decisamente imponente. Cosa ci sarà dentro? Andiamo a scoprirlo? Beh, in realtà lo sappiamo, solo che dal vivo non abbiamo ancora. Signori, 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 il pacco che scotta. Non ho mai unboxato un pacco così grande. È un pacco maestro, vediamo cosa ci può saltare fuori. Se non si taglia una mano, può capitare. Allora, questo qua sono. Guarda che bucato, non è che sono usciti così. Dovrebbe essere dei piccoli accessori che abbiamo messo dentro. Adesso andiamo piano piano. Oh, beh, sai che non mi sembra tanto pesante. Vabbè, che senza. SK8 Pits sono dei venditori molto gentili. Quelli di, che abbiamo beccato giù là, sì. Sono quelli. Abbiamo beccati al Ghost Town questi. Infatti quello stick lì ce l'ha Ronnie. Tanta carta. Sono molto gentili prima di comprare delle potremmo cose. Potremmo tenerla quasi così. Live your life. Live your life. Più magari più elegante da vedere da dietro. Carina. Beh, togliamola dalla plastic bottle. E poi dall'altra. Vuoi proprio. No, mi sa che si chiude. Ah no, guarda qua, si gillava. Sperando di non tagliarmi il dito. Quello potrebbe essere un problema. Molto molto, già dalla prima impressione cambia molto, molto più leggera. Bella dietro, carina, 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 bella. La prima differenza che noto subito è che guadagna un bel po' di spessore qua. Posso vedere? Comparison. Sì, beh, pesa un doppio a questa. La leggerezza, la prima impressione e poi anche questi. È proprio grossa. Anche qui e poi questi. Sembrava che grossa. Si guadagna poco spessore, ma quanto se sullo skate, in termini di stabilità, guadagni tantissimo. La lunghezza? Lunghezza un po' più corta. Un pochettino siamo. Però forse è meglio, Un po' più compatto, no? Quella larghezza? Larghezza è quello che mi aspettavo di più, è molto più, un po' più larga, sì, infatti si vede anche. Poi vabbè, la curvatura qua è molto diversa, no? Però aspetta, qualcosa di è abbastanza simile. Sì, è quello simile. Forse questa è un po' più piatta, questa è un po' più. Piatta, però che in cambio conto sterzi magari fai un po' più fatica. Ma. Guadagni un po' la stabilità. E la carta vetrata qua? Ce l'ho dopo. Ah, devi metterla? Sì. Urca! Lo spero, forse qua è. È quella, no beh, carta vetrata tosta secondo me. Questo. Beh ragazzi, adesso vi flippo il montaggio della carta vetrata. Ma sembrava che c'è poca roba, ma veramente è una cosa molto complessa. Ho paura. Allora, questi sono i puloni per fissare il Trax e col tech. Poi allora, il lubrificante per i pairing, questo. I cuscinetti, no,
Questo qua sono lo spessore tra l'unità di Pux sul quarto e un'altra cosa. Allora, ecco qua. Ecco la camera, la vado a vedere. Crit tape. Non me l'aspettavo. Che non ho pensato. Pensavo arrivasse già con la carta vetrata. Non no, è complessa, veramente complessa. Ci sono degli strumenti che non te ne immagino che sia. Sì, ma anche questa è un po' mangiata, qua. Mi è passato un po' di tempo. Su questa non hai dovuto mettere te, vero? No, c'è la l'importante è che sono questi. Questo qua è un che siamo detto un po' più per l'estetica del deck. Sì, sì. E tanta fatica per spacchettare. Beh, siamo spacchettatori ufficiali ormai. Anni che spacchettiamo. Beh, io anni che spacchetto, ma non andavo da Longo. È la prima volta. Allora, cos'è il crit tape? Come cazzo funziona? Il crit tape questa. E perché è così? 35 euro. Perché è così? No, perché solitamente diciamo ti danno sempre più grande in modo che perché lo, con questo lo puoi tagliare. Allografia? E perché estetico? Volevo, sì, volevo lasciare magari scoprire e vedere un po' l'effetto del legno. Bello, vabbè, è una buona idea. Tanto non cambia sulla tecnica. Cos'è il crit tape? Crit tape. Poi c'è anche questa che sono i commini sotto, l'ho fissata qua e poi l'uomo e poi si montano i tracks. Ok, perfetto. Ah, un'altra cosa interessante sono questi perni che sono i cuscinetti delle ruote, molto interessante. Beh, adesso magari li inquadro nel dettaglio. Bene, qua abbiamo la tavola vecchia e qua la tavola nuova. Poi qua abbiamo i risers, sono questi piccoli comini che in pratica addolciscono un po' la tensione tra tracks e la tavola. Okay. Pensato così. E poi io la cosa interessante sono questi cuscinetti che ho preso. Non so se vedete, ma sono dotati già dello spazio all'interno rispetto ai cuscinetti tradizionali, che in pratica ho bisogno di tre elementi: cuscino esterno, interno e poi in mezzo c'è questo distanziamento che rende molto scomodo il fissaggio. Mm-hmm. Se questi qua sono già dotati, allora posso direttamente montarli su e proviamo a montarne una. E con quell'avambraccio. Perfezionista maestro. Lubrifichiamo i cuscinetti. Ok, un altro. E tu, perfetto. E adesso alle prese con la carta vetrata, detta anche grip tape. Vedremo, farò vedere il risultato finale. Il nostro sarto di fiducia ha già pensato tutta la struttura. Il momento della verità, la posa. Tolto la carta, momento di maggior precisione. Okay.
certo sì. Beh, signori, direi che montaggio del grip tape, mica male, dai, bello, bello, fai vedere anche il dietro, bello, bello, siamo soddisfatti? Adesso cosa manca? Adesso monto i tracks e finalmente abbiamo quasi finito. Ok, dai. Ho portato via un po' di tempo, però... Ne è valsa la pena. Sì. Top. Adesso si montano i track e poi il longboard è pronto per essere testato. Track montati entrambi, adesso inserimento delle ruote e poi il long è completato. Signori, ragazzi, l'impresa, cosa un'oretta, finito di montare tutto. Un'oretta davvero? Sì, poco di più. Un po' di meno, dai. Di meno. Un'oretta di più.